la chat. Sì. Esatto, vediamo le domande che ci vengono eventualmente fatte, poi insomma le leggiamo noi in diretta. Insomma. Va bene. I partecipanti stanno entrando, direi. Buonasera a tutti. Abbiamo avuto qualche ritardo per qualche problema tecnico. Siete nell'aula virtuale dedicata al Festival Universalmente, il Festival del Sapere della Qualità, che quest'oggi arriva alla sua ultima puntata di questa prima edizione. Lo facciamo con dei super ospiti e parliamo di quello che potrà essere il futuro, i prossimi scenari di questa epoca che stiamo vivendo, caratterizzata da questa epidemia Covid, crisi sanitaria che stiamo vivendo da un anno abbondante. E abbiamo preso spunto dalla crisi sanitaria, in realtà, per affrontare quello che vedete. Il tema analizzato dalla rivista Paradossa, verso quale mondo, noi a questa ultima edizione abbiamo voluto aggiungere un punto interrogativo perché diciamo che la filosofia che ci ha portato a realizzare questi incontri è quella un po' di andare a scovare, a capire quali sono le possibilità, le opportunità che si c'erano dietro le crisi, e lo vogliamo fare insieme a chi la storia ce la può raccontare, ce la può in qualche modo spiegare per riuscire a meglio orientarci nel futuro. Qui con me sempre il nostro professore Michele Marchi del Dipartimento dei Beni Culturali che insieme a Fondazione Flaminia ha curato questa prima edizione di Festival Universalmente dedicato ai pomeriggi mediterranei. Professore, ci introduce i nostri ospiti che conosciutissimi, che ringrazio di essere qui con noi e di aver accettato questo invito ad essere questo ora e mezza in nostra compagnia. Ringrazio i nostri partecipanti che, come ogni mercoledì, hanno deciso di dedicare il loro tempo a questa nostra iniziativa. Vi ricordo che se volete fare delle domande lo potete fare attraverso gli spazi e le icone con un balloon dove c'è scritto chat oppure domande e risposte di NR. Siamo lietissimi di rispondere alle vostre domande e di riferirle ai nostri relatori. Professor Marchi, io le lascio la parola per introdurre un po' più nel dettaglio il tema di questo pomeriggio. Grazie ancora a tutti quanti di essere con noi. Grazie, grazie Elisa e grazie a tutte e a tutti per essere ancora insomma con noi in questo quarto pomeriggio mediterraneo, questo riferimento al Mediterraneo insomma per chi ci ascolta abitualmente è direttamente legato. Intanto ci sta raggiungendo anche Mario Ricciardi. Ecco, perfetto, adesso siamo tutti al completo. Dicevo, il riferimento ai pomeriggi mediterranei è naturalmente legato a questa prima edizione di Universalmente che diciamo, ha come centro il nuovo corso di laurea Società e Cultura del Mediterraneo. Abbiamo iniziato questo percorso nel primo mercoledì parlando di università, attorno al libro di Simone Negruzzo, poi siamo entrati in due temi, diciamo, di geopolitica centrali per il nostro corso di laurea. Abbiamo parlato di Russia nel Mediterraneo e di Libia e interesse nazionale italiano. E oggi direi concludiamo in bellezza e chiudiamo questo cerchio entrando nel tema del verso quale mondo dopo la pandemia. Sono contento sia per gli ospiti che abbiamo e sono contento anche per diciamo, il taglio che affronta il numero monografico curato da Paolo Pombeni, ve l'ho mostrato prima, della rivista Paradoxa, perché è un po' l'approccio di fondo. Più volte noi abbiamo detto in questi incontri che in realtà la pandemia, la sua violenza, la sua drammaticità, non erano altro dal nostro punto di vista che la punta di un iceberg, di una mutazione più profonda, di una serie di cambi di paradigma che da alcuni decenni erano in corso. Nessuno di noi vuole, naturalmente, ha mai voluto mettere in dubbio la violenza e il carattere epocale della pandemia. Abbiamo però
pensato di riflettere attorno a quella che a nostro parere, e come ricorda Paolo Pombeni nel suo contributo di apertura di questa pubblicazione, ci troviamo all'interno di una grande transizione storica. Il passaggio tra la modernità e la postmodernità, questo è lo slogan che spesso è utilizzato, sentiremo poi i nostri ospiti che probabilmente avranno sicuramente da dire qualcosa su questo punto, sicuramente la pandemia ha accelerato definitivamente tale transizione. E allora, con Giovanni Orsina, Mario Ricciardi, Vera Negri-Zamagni, entriamo in questo tema. Vi dico subito che i contributi della rivista, i nostri contributi, e credo anche, ma insomma sentiremo dalla voce degli ospiti, sono contributi che danno spunti su come affrontare la transizione. Non vogliamo fare gli scenari, non vogliamo dire come andranno le cose nel futuro del post-pandemia. Vogliamo magari, con gli strumenti della storia della filosofia, della storia economica, della storia politica, cercare di riflettere sul fatto che forse non serve, come dice Pombeni, azzerare il passato, ma bisogna avere lo sforzo, avere la pazienza di declinarlo in maniera nuova. Ecco, insomma, questi sono un po', i temi, della rivista e credo quelli attorno ai quali si confronteranno i nostri ospiti. Io do subito la parola a Giovanni Orsina che non ha bisogno di presentazioni come tutti i nostri ospiti, però insomma ricordiamo il suo lavoro di docente presso la LUISS Guido Carli, poi editorialista, spesso in televisione, commentatore della politica corrente, insomma, e soprattutto un grande amico. E quindi passo la parola più che volentieri a Giovanni Orsina. Grazie. Allora, grazie davvero Michele, grazie per l'invito. Per me è stato un grande piacere leggere questo fascicolo di Paradox ed è un grande piacere essere qui con voi oggi pomeriggio a discuterne. Sono un po' preso in contropiede perché non mi capita mai che l'ordine alfabetico mi faccia intervenire per primo, quindi in genere non lo dico alla professoressa Zamagni perché veramente insomma, immagino che per lei questo sia ancora veramente quasi impossibile. Per me è difficile sicuramente, ma insomma oggi è andata così. Allora, veramente, diciamo appunto qualche notazione su questo fascicolo di Paradoxa che ha curato Paolo Pombeni e che è pieno di spunti molto, molto interessante, molto, molto stimolante. Allora, no, come hai già detto tu, la prima cosa che salta agli occhi è che questo non è un fascicolo sulla pandemia, è un fascicolo sul mondo così come oggi. E quindi il mondo come è entrato nella pandemia. E questo, insomma, è un primo elemento che secondo me è cruciale, perché poi troppo spesso tendiamo a concentrarci sull'evento. È chiaro, la pandemia ha avuto un impatto su tutte le nostre vite pesantissimo. E quindi uno tende poi a concentrarsi sul fatto, sull'avvenimento, ma in realtà è evidente che qualunque fenomeno storico, anche enorme, interviene su una situazione pregressa. Poi, come scriveva Fiorè della Prima Guerra Mondiale, può essere un fenomeno che ha delle conseguenze talmente grandi che non erano neanche iscritte, diciamo, nella sua origine o nel suo prodursi, e quindi che deborda anche. E a quel punto veramente la lacerazione del tessuto storico si fa profondissima, però anche in quel caso, come sappiamo, come in tutti i casi, insomma, non c'è mai un anno zero. L'anno zero è una retorica, non esistono anni zero nella storia. E quindi è chiaro che se noi vogliamo capire quale sia stato l'impatto della pandemia, prima di tutto dobbiamo cercare di capire com'era il mondo entrato nella pandemia. Su questo, insomma, l'introduzione di Paolo Pombeni, ma Paolo sta riflettendo da tanti anni su questo, insomma, gli anni che ha passato la Fondazione Kessler a riflettere su tutto questo, insomma, c'è un'enfasi importante su, come si può dire, un cambiamento di un cambiamento di epoca storica, quindi non siamo di fronte semplicemente a una trasformazione storica, anche perché siamo sempre di fronte alle trasformazioni storiche, quindi
questo è una banalità. Insomma, qui c'è qualcosa di più profondo. Qui appunto c'è un cambiamento di epoca, con ovviamente tutti i punti interrogativi che questo porta con sé, anche perché ci siamo dentro ancora e quindi è molto difficile non solo capire dove andiamo, ma anche capire se siamo davvero in un cambiamento di epoca. Cioè noi stiamo vivendo una transizione fra l'epoca della modernità e l'epoca della postmodernità, oppure stiamo vivendo l'epoca della tarda modernità, cioè un'evoluzione che è interna a quella stessa epoca che Paolo descrive, insomma, che si apre grosso modo a partire dal XVII con un'accelerazione nel XVIII secolo, insomma. Quindi come si può riflettere su questo tipo di trasformazione? Certo è che se siamo di fronte, questo appunto è una questione che sottopongo a Paolo, che se siamo di fronte a un altro cambiamento di Evo, vuol dire che questi cambiamenti di Evo cominciano a accelerare parecchio. Il primo non è tanto distante da noi, in definitiva il precedente, soprattutto appunto se ci concentriamo più sul XVI-XVII secolo rimonta un po' più indietro. Se per esempio prendiamo, diciamo, la proposta di Koselleck, il Satellite, invece siamo più vicini a noi, allora la frattura si colloca fra la metà del XVIII e la metà del XIX secolo, praticamente ieri in termini storici. Il che vuol dire che quest'età contemporanea finirebbe per essere molto compressa. A questo punto la domanda è se non siamo di fronte a un'accelerazione di queste fratture storiche, no? E quindi come sta cambiando la mutazione del tempo storico e la profondità della mutazione del tempo storico. L'altra cosa naturalmente è che veramente abbiamo di fronte un senso di dissoluzione, un senso di non solo di dissoluzione dell'epoca dalla quale usciamo, e questo ovviamente appartiene a tutte le transizioni di epoca, ma veramente un senso, una grande oscurità rispetto a quello che viene dopo. Probabilmente una persona del tardo XVI o del tardo XVIII secolo avrebbero detto la stessa cosa, no? Però il senso di una fine veramente mi sembra molto forte, e quindi qui c'è una domanda appunto, se siamo di fronte a un fenomeno, una transizione diversa rispetto alle altre. Questo è appunto una domanda che mi sento di fare. Gli articoli parlano in definitiva abbastanza poco della pandemia e di come la pandemia interviene su questo, che anche mi sembra un dato interessante, perché è evidente che questo vuol dire che a persone che riflettono, che ragionano, che hanno tutti gli strumenti culturali, che riversano questi strumenti culturali molto visibilmente in questi articoli, che sono articoli importanti, densi, pieni di cose, però è evidente che questi strumenti non consentono di capire veramente, di prevedere quale sarà l'impatto della pandemia su tutto questo. Lì c'è veramente una cortina di fumo che chiaramente non ha a che vedere con gli autori di questo numero, ha a che vedere con la realtà dei fatti. È difficile capire quale sarà l'impatto. Ma secondo me, e questa è un'altra proposta che faccio, perché la verità è che questa benedetta pandemia è stata estremamente ambigua. È ovviamente anche in questo caso, come tutti i grandi fenomeni storici, però davvero mi sembra abbia in pancia tutta una serie di contraddizioni che rendono difficile capire da che parte uscirà questa vicenda. Faccio soltanto alcuni esempi di queste antinomie. Noi oggi, siamo in piena campagna vaccinale e speriamo che siano i vaccini a tirarci fuori da questa pandemia. Ed è evidente che i vaccini sono figli dell'internazionalizzazione della ricerca, cioè sono figli di un mondo culturalmente, un mondo che si scambia informazioni, un mondo culturalmente integrato. La dico in maniera volutamente semplicistica, ma per capirci, i vaccini sono figli della globalizzazione. Della globalizzazione della ricerca, del dibattito e della cultura, da un certo punto di vista.
Da altri punti di vista, invece, sia i vaccini sia la pandemia più in generale danno un segnale che è completamente opposto. I vaccini sono strumenti geopolitici, sono legati a delle realtà territoriali molto forti, sono stati protetti dagli stati nazionali, e più in generale tutta quanta la vicenda della pandemia è una vicenda che ha visto in origine il pericolo venire dal globale e la difesa essere locale, la chiusura, l'idea di confinamento che richiama naturalmente ai confini e alla loro chiusura. Quindi un'antinomia forte fra, diciamo, globale e nazionale, fra la ricostruzione dei confini e la loro violazione, la loro rottura, la loro permeabilità. Peraltro, quando parliamo di sovranità, io ho detto sovranità nazionale, ma è evidente che per un paese che appartiene all'Unione Europea si pone un'altra grande domanda, cioè ammesso pure che la pandemia riporti l'attenzione sui confini, quali sono i confini? Sono i confini dell'Unione Europea? Sono i confini dell'Italia nazione? Sono i confini delle regioni? Perché anche le regioni hanno avuto un ruolo importante in tutta quanta questa operazione. Quindi questo, diciamo, articola ulteriormente la questione. L'altra, diciamo, elemento, altri due elementi, insomma, che mi pare siano emersi dalla vicenda della pandemia, il caos cognitivo. La pandemia non ha accresciuto, secondo me, l'affidabilità della scienza per tanti versi, perché in realtà noi abbiamo visto che la pandemia è stata, diciamo, accompagnata da un dibattito molto caotico fra gli scienziati, e secondo me per il pubblico che ha osservato tutto questo non ha accresciuto la credibilità, come dire, la scienza come strumento che dà risposte. Insomma, la non oggettività della scienza è venuta particolarmente, l'incapacità della scienza di dare risposte univoche, che ovviamente per chi un minimo ha a che fare con la scienza è un dato banale, ma vista da un'opinione pubblica che cercava risposte, invece è stato, secondo me, un problema. E però, di nuovo, invece la tecnica, che è frutto di quella scienza, ci ha dato vaccini la cui efficacia è misurabile ed è reale, e aprendo, secondo me, anche una frattura fra scienza e tecnica, che anche questa, io non ho detto mica niente, appartiene alla modernità, e credo che, insomma, la filosofia del XX secolo su questo ha scritto pagine, ha scritto moltissimo, peraltro cose che conosco anche molto superficialmente, però per dire che qui c'è un elemento di frattura. C'è un elemento fra la pandemia come qualcosa che enfatizza il dato comunitario e invece certe risposte egoistiche che sono state date alla pandemia. Anche qui la risposta non è stata univoca, tutti insieme o ciascun per sé. Anche qui mi sembra che ci siano state delle tensioni. E infine, nell'introduzione Paolo parla molto del senso del limite e dell'elemento religioso. E insomma, anche qui teoricamente la pandemia avrebbe dovuto farci tornare al senso del limite che è intrinseco alla condizione umana, e magari anche riportarci a chiedere aiuto alla religione, ma non mi pare che sia andata così. Non mi sembra proprio, lo dice Paolo, io sono d'accordo con lui su questo, non mi sembra proprio che sia andata così. Ecco, questo mi sembra che abbia portato un elemento di, appunto, ci siano dentro questo fenomeno pandemico tante virtualità contraddittorie, e per questo è molto difficile capire quale di queste virtualità possa svilupparsi, e quindi se questa pandemia è destinata ad amplificare certi fenomeni caratteristici della nostra epoca, oppure a rappresentare un elemento di controbilanciamento e di freno di alcuni di questi fenomeni. Un'ultima battuta, che è una questione molto ampia, ma ho finito il mio tempo e quindi la voglio dire, ma perché voglio semplicemente metterla sul campo, diciamo, metterla in campo come elemento di dibattito. Io ho visto una sorta di frattura dentro questo numero,
tra due approcci. Uno che mi è sembrato soprattutto l'approccio di Alessandro Aresu, che è un approccio realpolitico, molto duramente, cinicamente, iperrealisticamente, diciamo, centrato sul conflitto politico, è un approccio che si vede in altri contributi, in particolare, ma non soltanto in quello di Vera Zamagni, lo dico perché è qui, ma insomma si vede anche in quello di Francesca Rigotti, per certi versi, in quello di Mauro Pesce, che invece enfatizza di più il tema dell'etica, della rinascita morale, della ricostruzione di un tessuto etico. È banale dire che Aresu ha la strada più facile, perché quando uno ha a che fare con la realpolitik, naturalmente, è la strada più facile, la strada della moralità è una strada molto più complessa e molto più difficile. Però soltanto una battuta volevo dire su questo, anche diciamo mettendolo come provocazione per appunto l'autrice che è qui presente. La mia impressione è che questo tema della rinascita morale, che molto, molto in questi articoli è legato al tema del neoliberalismo e quindi diciamo del prevalere di un certo modello economico, ecco, a me sembra che legarlo al tema del neoliberalismo sia soltanto una parte del problema, perché il tema dell'ipersoggettivismo e quindi di tutto il problema legato alla costruzione di un'etica pubblica, a me sembra che non sia legato solo al tema del neoliberalismo. Cioè, l'emergere del neoliberismo degli anni Ottanta, io non l'ho mai visto come una causa, l'ho sempre visto come una conseguenza. È una conseguenza di una lacerazione del tessuto comunitario che in realtà si colloca negli anni Sessanta. Cioè, per certi versi, è, come dire, il risvolto negativo dello sviluppo della società individualistica che ha un'accelerazione marcata negli anni 60 e che negli anni 80 trova una risposta sul piano economico, ma che appunto una risposta rispetto a un elemento che mi pare invece più ampio, a un ragionamento che mi pare più ampio. Questo secondo me rende la risposta appunto sul piano etico più difficile, perché quella crisi a me sembra appunto il risvolto negativo di un fenomeno che non è affatto tutto negativo e che invece è legato a quello dello sviluppo dell'individualismo, diciamo il pieno sviluppo della società individualistica che accompagna tutta la modernità naturalmente, ma che a mio avviso negli anni 60-70 del secolo scorso fa un balzo in avanti particolarmente marcato. Ciò detto, ovviamente il ragionamento poteva essere sviluppato molto di più, ma ho già parlato troppo e quindi mi taccio, Michele, e ti restituisco la parola. Grazie Giovanni, grazie anche insomma per tutti gli spunti, sia direttamente connessi agli articoli della rivista, sia generali sulla pandemia. Io non per il momento mi limito a cedere la parola a Mario Ricciardi, che anche nel suo caso diciamo non avrebbe bisogno di presentazioni. Ricordo solo che insegna alla Statale di Milano e dirige rivista, prestigiosa rivista Il Mulino. Grazie Mario, a te la parola. Grazie a voi, sono molto contento di essere qui, sono molto contento di dividere diciamo questo panel, questo palco ideale con amici e colleghi da cui ho sempre imparato moltissimo. Allora, nel poco tempo che ho, sarebbe molto bello riuscire a discutere i diversi contributi di questo fascicolo così bello e così interessante, ma finirei per diciamo affastellare delle cose senza riuscire a svilupparle. I temi sono tanti. A me ha colpito molto proprio l'intervento di Michele perché diciamo interroga una questione che a me sta evidentemente a cuore in questo momento, che è quella delle riviste, del contributo delle riviste alla cultura politica, al dibattito e così via. Ma questo magari sarà un tema di cui troveremo modo di discutere in un'altra occasione. Oggi vorrei fare qualche riflessione su questo bellissimo scritto introduttivo di Paolo Bondeni, no, sulla transizione storica, che io ho trovato straordinariamente stimolante
perché diciamo ha il coraggio, chi conosce Paolo sa bene che appartiene, di affrontare grandi questioni, e lo fa andando al cuore delle cose, quindi senza preoccuparsi troppo di imbastire un discorso con orpelli, citazioni e così via, ma va al cuore di una serie di problemi. E la prima cosa che a me veniva in mente, e qui ovviamente c'entra la mia formazione, la mia prospettiva, che è quella di chi si occupa, io insegno filosofia del diritto, in realtà sono forse più una persona che si occupa di filosofia politica, tutto sommato, che di filosofia del diritto, ma le due discipline sono parenti prossime. Immediatamente mi sono venute in mente alcune pagine di Hegel, leggendo questo scritto di Paolo, e mi sono venuti in mente due momenti della riflessione hegeliana che sono molto interessanti. Un momento nel quale Hegel guarda a quello che lui considera un cambiamento d'epoca, ed è il momento, diciamo, dell'alba di un nuovo mondo. C'è stata la rivoluzione francese, c'è stata questa grande frattura che immediatamente viene percepita come una frattura, no? Diciamo, in qualche modo noi pensiamo sempre al grande crollo pensando alla prima guerra mondiale, ma la prima guerra mondiale è il crollo dell'ultimo pilastro che è rimasto in piedi, probabilmente di una cosa che aveva cominciato a crollare un paio di secoli prima. E c'è questa immagine appunto del nuovo che si intravede e che ancora, diciamo, non è ben definito nei suoi contorni. In un'altra fase c'è un'immagine che è stata resa molto famosa da un bellissimo libro di Remo Bodei, uno dei passaggi più noti di Hegel, che è il famoso passaggio sulla talpa e sulla civetta, no? La civetta che si alza in volo sul far della sera e vede le cose dall'alto, e quindi in qualche modo intuisce i contorni di un cambiamento, che però non a caso viene descritto nei termini del tramonto, e questo è molto interessante. E dall'altra parte la talpa che vede le cose da vicino, però sente, tocca le cose da vicino perché è cieca e scava, ma non ha un senso, diciamo, un'immagine completa del mondo, di quello che le accade intorno. Allora, a me sembra veramente che Paolo in questo scritto abbia posto in maniera molto, molto interessante per noi il tema della talpa e della civetta, perché noi siamo, così, abbiamo questo senso cui spesso non riusciamo a dare un nome, e che talvolta persino, come dire, in un certo senso rifiutiamo di affrontare. Per uno come me, che ha una formazione nella filosofia analitica, per esempio, io quasi imbarazzo, no, ad affrontare questi temi che in qualche modo evocano filosofia della storia, una riflessione sulle epoche, sui grandi cambiamenti e così via, perché, come dire, il linguaggio scivola sulle cose, si fa fatica a catturare attraverso definizioni, discorsi rigorosi, una situazione che è così fluida. E però in un certo senso l'esperienza, il mondo, la riflessione continua a porci questo problema, che è il problema del cambiamento d'epoca. Io proverei a fare qualche domanda sul tema posto da Paolo, perché non ho chiaramente soluzioni, ne ho, diciamo, obiezioni da fare a quello che dice Paolo, per cui proverei a ragionare a partire da quello che lui dice, per fare delle domande, che sono le domande che io sento come domande molto importanti, e che sono in un certo senso domande epocali, cioè non sono domande sull'epoca, sul cambiamento d'epoca, semplicemente, ma sono veramente domande epocali
certo senso, in una maniera anche filosoficamente profonda. Allora, innanzitutto il discorso della transizione. Tutti abbiamo la percezione di questa, di questo senso, appunto, di qualcosa che sta finendo e qualcos'altro di nuovo che sta cominciando, anche se non riusciamo a dare un nome preciso a questa cosa. La domanda che io mi faccio è però se questa è davvero la transizione tra due epoche o non è piuttosto la lunga coda di un'epoca che in realtà non è ancora finita. Da questo punto di vista è molto interessante tornare a riflettere su certi passaggi di Hegel, perché il senso del tramonto era già presente a Hegel da un certo punto di vista, eppure sono passati ormai sostanzialmente due secoli pieni dai primi dell'Ottocento, e appunto noi in un certo senso stiamo continuando a vivere la coda di una grande trasformazione. L'ascesa dell'Europa come, diciamo così, in qualche modo luogo del potere globale, l'epoca delle grandi lotte interne all'Europa, la lotta del struggle for power, come lo descrive un bellissimo libro di storia di qualche anno fa, e poi il suicidio dell'Europa, che però non è la fase finale, perché poi l'Europa in qualche modo ha una vita dopo il suicidio, diciamo, della Prima Guerra Mondiale, attraversa una fase di crisi profonda, rinasce in un equilibrio che oggi forse ci rendiamo conto è instabile, e fatto veramente nuovo e interessante, con il nuovo secolo però comincia, diciamo, a dover fare i conti con centri di potere globale che non solo non sono più europei, perché questo era già accaduto ai primi del Novecento con l'ascesa degli Stati Uniti, ma a questo punto non sono più neanche occidentali. L'ascesa della Cina come grande potenza, che è un fatto, nulla è irreversibile nella storia, però credo che sia un evento davvero epocale, e la fine del colonialismo, l'emersione di tutta una serie di potenze anche di media grandezza, che però in qualche modo ormai hanno un livello, diciamo, di autonomia rispetto a quella che era la vecchia tutela delle potenze occidentali, che non credo verrà messa in discussione nel breve periodo, anzi può soltanto accentuarsi, mi pare, e saremo fortunati se questa accentuazione non passerà attraverso passaggi drammatici, cioè altre guerre, perché i cambiamenti spesso passano attraverso il conflitto. Allora, perché io dico che questa potrebbe essere ancora una lunga coda? Perché noi possiamo vedere questa fase, appunto, come la fine della modernità, che è un tema che c'è molto nell'intervento di Paolo, però potremmo vederla anche come un ulteriore compimento della modernità, perché l'ascesa della Cina, perché la fine del colonialismo, almeno come l'abbiamo conosciuto in una certa fase storica, e l'ascesa di grandi potenze come l'India, come certi paesi sudamericani e così via, cos'è se non l'accesso alla modernità delle civiltà non occidentali, o comunque di quelle, come dire, di quelle esperienze di Occidente che a un certo punto però prendono vie parzialmente autonome, no? Pensiamo all'America Latina e così via. Quindi è la modernità che finisce o è una nuova fase della modernità? Questa mi sembra una prima grande domanda. La seconda grande domanda riguarda strettamente la pandemia. Io in piena pandemia ho dedicato, Paolo se lo ricorda bene, credo, abbiamo discusso anche con lui più volte, un fascicolo monografico della rivista Il Mulino proprio al tema della pandemia, e una delle conclusioni alle quali io credo di essere arrivato, diciamo, nel lavoro, nelle letture, nel confronto con persone che sanno più di me su certi settori, dalla sanità pubblica a tante altre cose, io mi sono fatto l'idea che noi, appunto, ammesso che quella in cui stiamo entrando sia un'epoca nuova,
Uno dei tratti che quest'epoca avrà probabilmente è proprio che potrebbe essere anche l'epoca delle pandemie. Le pandemie sono legate in maniera molto stretta, e questo ce lo insegna meravigliosamente Braudel nel suo grande affresco sulle civilizzazioni, dove uno degli elementi di cambiamento che lui individua, diciamo, di particolare importanza nella lunga durata della storia sono proprio le pandemie. E una delle cose su cui noi siamo ragionevolmente certi, insomma, se parlate con degli esperti che magari ovviamente si esprimono in pubblico, cercano di dire questa cosa in modo più cauto, perché poi ormai tutti hanno paura di creare panico, perché cose che si dicono in un certo modo in un contesto accademico poi vengono stravolte e così via. Però in un mondo in cui si viaggia molto di più, in un mondo in cui ci si muove continuamente e con straordinaria frequenza, diciamo, da tutte le parti del globo, non è difficile immaginare che andremo incontro a una recrudescenza di fenomeni di tipo pandemico. E un grande tema dell'epoca nella quale stiamo entrando, infatti, sarà come fare i conti con questa cosa. Tutto questo metterà in discussione degli aspetti della globalizzazione come noi l'abbiamo vista, ma probabilmente metterà in discussione anche degli aspetti della democrazia come l'abbiamo conosciuta in una certa fase storica in Occidente. Perché è del tutto ovvio che noi abbiamo gli strumenti tecnici per già ora, per in molti casi isolare e impedire l'espansione di virus particolarmente infettivi, e quindi di arrestare un pericolo pandemico nella fase iniziale. Ma questo comporta un livello di sorveglianza e di discrezionalità nell'esercizio del potere che non vogliamo usare un'espressione forte, preoccupante. L'esempio della Cina è, da questo punto di vista, drammatico. Fatta la tara a tutte le, come dire, la Cina, paesi autoritari, il controllo sui media, tutto quello che volete. Però a me sembra abbastanza chiaro che la Cina, che è un paese immenso, è riuscita sostanzialmente a tenere sotto controllo la diffusione del virus, che quindi si è diffuso in maniera molto pesante in un'area del paese, ma non nel resto del paese con la stessa importanza, e lo ha fatto utilizzando strumenti massicci di sorveglianza, di controllo e così via. Qui veramente, come dire, io non sono mai stato un fan di Michel Foucault, però delle pagine di Foucault proprio sul fenomeno delle, lui parla delle epidemie, ma in realtà la peste di cui parlano Baudel e Foucault è una pandemia, esattamente come quella che noi abbiamo vissuto. Quindi questo è un altro dato molto importante. Coda di un'epoca o transizione verso un'epoca nuova, questo fenomeno può essere veramente un fattore di cambiamento di lungo periodo. Noi siamo delle talpe, non siamo in condizione di vedere come va a finire la faccenda, ma c'è molto da dire. Al terzo ed ultimo punto, perché credo che già come esaurito il tempo che avevo a disposizione, il grande tema della razionalità che Paolo pone nel suo intervento. Noi associamo modernità, occidente, al grande tema della razionalità, Weber e così via. Io da filosofo suggerirei, diciamo così, una lettura un po' più, sfumata, nel senso che secondo me noi in realtà assistiamo nella modernità a uno scontro che non è necessariamente una guerra, però è una continua revisione dei confini tra due interpretazioni della razionalità che sono compatibili e che però possono diventare alternative nel caso in cui una delle due pretende, in un certo senso,
supremazia o addirittura pretende di essere la vera interpretazione della razionalità. Uno è il modello del classico razionalismo occidentale, no? La ragione come facoltà intellettuale suprema, e che si basa su una lettura della razionalità che è essenzialmente modellata sul modello geometrico-matematico, e vede come paradigma della razionalità il ragionamento deduttivo. Pensate appunto ai grandi razionalisti della lezione filosofica, Descartes, che menziona Paolo, insomma, questo discorso arriva fin nel Novecento con positivismo logico, e riemerge in maniera inconsapevole, secondo me, nella maggior parte dei casi, nelle prese di posizione più generali di molti dei nostri colleghi economisti, che sono, diciamo, un po' i figli o forse i nipoti di un certo modo di intendere il positivismo logico e la supremazia di un modello di razionalità. Dall'altra parte c'è un altro modello che io chiamerei, forse c'è un termine migliore, ma a me piace molto questo, aristotelico, che è un modello che ammette almeno una dualità. C'è la razionalità, diciamo così, delle scienze esatte, la razionalità del calcolo, la razionalità della dimostrazione geometrica, ma c'è la razionalità pratica anche, che è una razionalità come l'altra, cioè non è una irrazionalità, è una forma diversa di razionalità. Nel dibattito contemporaneo qualche volta la distinzione è tra razionalità e ragionevolezza. Questo, per esempio, è il modo in cui John Rawls distingue queste due idee. Allora, in una parte del Novecento molti dibattiti filosofici si possono ricostruire come, in ultima analisi, un confronto tra queste due immagini. Un'immagine che vede razionalità e ragionevolezza come complementari, e un'immagine in cui che invece vede le due come alternative, in ultima analisi incompatibili, di solito con la razionalità nella posizione suprema, quindi un'immagine non dualista ma monista della razionalità. Ecco, questa è la razionalità che sta entrando drammaticamente in crisi. Gli esempi che faceva Giovanni Orsina sono secondo me interessantissimi, no? L'oggettività della scienza. Tutti quelli che conoscono un po' di filosofia della scienza hanno un'immagine, come dire, un'idea molto disincantata dell'oggettività della scienza. È molto difficile però discutere di queste cose in pubblico, e gli stessi scienziati normalmente non riescono a farlo in maniera particolarmente illuminante, anzi spesso intorbidano le acque in maniera spaventosa, proprio perché si sentono attaccati, diciamo, in qualche modo nel fondamento di legittimità di un sapere, perché assumono un'immagine razionalista della razionalità, e non si rendono conto che invece quella immagine è un'immagine quantomeno parziale. Faccio notare per inciso, perché tutti noi siamo interessati in un modo o nell'altro alla politica, che questa distinzione è una distinzione che taglia trasversalmente anche le categorie politiche, perché c'è una sinistra razionalista, e la sinistra del giacobinismo, e la sinistra del socialismo reale, e la sinistra delle utopie realizzate e che si trasformano in infermi terreni, e c'è una sinistra che invece, diciamo, accetta il dualismo della ragione, e quindi si muove in una prospettiva che è una prospettiva, se volete, non assolutista, pluralista, mi verrebbe da dire riformista, se non fosse un termine ormai talmente usato, diciamo, a sproposito, che non vuol dire più granché. E lo stesso discorso si può fare per la destra, perché esiste una tradizione, diciamo, di pensiero conservatore particolarmente vicina al mio cuore, che è quella che nasce da Edmund Burke, per intenderci, attraversa una serie di figure prevalentemente del mondo culturale britannico, ma non solo, arriva nella cultura contemporanea a Michael Oakeshott e alcuni pensatori contemporanei, che appunto fa questa
un'attenta operazione di distinzione dei confini, un cardine della propria critica filosofica del progetto moderno, cioè la modernità. Appunto, pensate alle osservazioni di Burke sulla rivoluzione francese o alle critiche di Michael Oakeshott non solo al socialismo reale ma anche al neoliberalismo. C'è un passaggio bellissimo di Oakeshott quando lui a un certo punto dice: il piano il cui scopo è abolire tutti i piani non è che una diversa manifestazione dello stesso stile di pensiero, no? Cioè quando il neoliberalismo diventa come dire, il tentativo di imporre una gabbia di ferro a una società che invece è bene e saggio che mantenga, come dire, corpi intermedi, logiche che non si riconducono a quella del mercato e così via, perché la libertà dei moderni è quella, non la libertà del mercato. La libertà del mercato è uno degli aspetti della libertà dei moderni, ma non la riassume, non la ricapitola. In quel tipo di critica di Oakeshott c'è l'embrione di una critica a un certo tipo di neoliberalismo che poi, diciamo, la cui ascesa è posteriore alla morte di Oakeshott, quindi per fortuna non ha dovuto confrontarsi con questa, con questo tipo di questione. Quindi anche qui una domanda, insomma, stiamo noi assistendo al tramonto della razionalità? Stiamo assistendo al tramonto di un modo di leggere la razionalità dei moderni? Per esempio, negli ultimi anni, diciamo, gli anni 90, gli anni 80 del Novecento, questo è un tema molto presente in filosofia, Richard Rorty e altri, poi un po' banalizzato con l'idea di postmoderno, però nelle versioni più sofisticate, che non erano quelle alla Lyotard, ma appunto quelle di alcuni filosofi, secondo me, più robusti teoreticamente, il discorso di fondo era questo, cioè era una critica al monismo del razionalismo occidentale. Non a caso il libro più importante di Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, è proprio una critica all'immagine cartesiana della coscienza. Poi uno può non essere d'accordo con tutte le cose che dice Rorty, io infatti non sono d'accordo con tutte le cose che dice Rorty, però lì c'era un ragionamento interessante. E secondo me è molto interessante chiedersi cosa sia accaduto di tutto questo, perché mentre la fine del Novecento ha assistito al fiorire di riflessioni su questi temi, nell'area culturale che conosco meglio mi viene in mente Rorty, ma mi viene in mente Bernard Williams, mi viene in mente Alastair McIntyre, mi vengono in mente molti autori che hanno riflettuto lungo questa linea. Oggi effettivamente noi assistiamo a un panorama molto diverso, cioè un modello che è essenzialmente monista della razionalità, che esito a dire che è egemone, ma sicuramente ha un peso fortissimo nel orientare, diciamo così, il dibattito pubblico, le scelte politiche, l'idea, diciamo, stessa della politica. E dall'altra parte, appunto, il discorso alternativo aristotelico, che sembra essersi affievolito, rimane un po', diciamo così, ai margini del dibattito, e c'è fuori invece molta reazione irrazionale rispetto, come dire, a una certa idea del razionalismo della tradizione occidentale. Però io mi chiedo se, e questa è l'ultima domanda su cui concludo, l'ascesa dell'irrazionalismo su cui molti si strappano le vesti non sia in realtà, diciamo così, una conseguenza indesiderata della, come dire, aver dimenticato quella che è un'altra idea della razionalità che appartiene alla tradizione occidentale e che ha una sua incarnazione nel pensiero moderno allo stesso modo rispetto a quella del razionalismo, diciamo, scientifico, delle discipline quantitative e così via. Quindi chiudo con questo plea for Aristotelianism, che mi farà apparire come un bieco conservatore, però pazienza, accetterò questo triste destino. Grazie.
Grazie davvero Mario Ricciardi, non vorrei essere naturalmente Paolo Pombeni quando toccherà a lui rispondere a tutta questa serie di domande, perché dovrà riproporre almeno altri 3 o 4 numeri di paradosso. Ma prima di dare la parola a Paolo, la diamo a Vera Zamagni, che insomma anche lei non ha bisogno di presentazioni, è docente emerita Unibo e tante altre collaborazioni, storica dell'economia e tra l'altro anche autrice di uno dei contributi della rivista. Quindi grazie alla professoressa Zamagni e le lascio volentieri la parola. Allora, grazie di avermi invitato. Dopo la lezione di Ricciardi sarà un po' difficile attirare l'attenzione su altre linee, anche perché il mio saggio nella bellissima raccolta che ha curato Pombeni era l'unico che riguardava l'economia e qua presente in sala, voglio dire, sono sempre l'unica che si occupa di economia. Comunque, mi avete invitato e quindi qualche cosa dirò, anche perché poi io sono molto attenta ai tempi che mi vengono dati e quindi tendo a non riuscire a sviluppare tutte le argomentazioni che sarebbero necessarie per arrivare a certe conclusioni. Voglio incominciare dicendo che ha ragione Orsina quando sosteneva che la gran parte dei saggi in realtà non si sono occupati di pandemia, no? Ma si sono occupati di quello che sta dietro, che in una qualche misura ha generato la pandemia e in un'altra misura adesso è responsabile di rispondere alla pandemia. Ci riuscirà a rispondere alla pandemia con gli sviluppi che appunto si erano ritrovati precedentemente? Allora, brevemente, nel mio saggio mi sono adoperata a spiegare come la situazione economica attuale, che come dirò dopo viene ritenuta molto insoddisfacente, si è generata nella storia. Ha avuto un processo molto lungo, naturalmente, perché il mercato moderno non è nato come capitalismo e lo stesso capitalismo non si è affermato subito con le caratteristiche che noi abbiamo invece visto negli ultimi 40-50 anni. Quindi è un processo che ha avuto mutamenti nella storia molto importanti. Difficile parlare di periodi, transizioni, è molto difficile, però comunque si può seguirne l'andamento. In primo luogo è stato il protestantesimo che ha portato l'economia di mercato a essere praticata e soprattutto pensata, no? In una maniera molto individualistica, perché bisogna distinguere tra persona e individuo, no? Nel senso che è chiaro che tutta la civiltà occidentale è una civiltà fondata sulla persona, però la persona per sua natura ha un legame molto forte con la comunità. Cioè, l'individuo questo legame può non averlo e anzi poi in una sua versione, diciamo, estremista, veramente praticamente lo rifiuta questo legame con la comunità. E un secondo passaggio, quando poi si è usciti fuori comunque da una prevalente fondamento religioso, porta a identificare questo, diciamo, individualismo già cominciato con il protestantesimo con una etica che è quella utilitaristica e autointeressata, che sicuramente non era l'etica protestante, no? Che viene fatta passare come un'etica neutra e dunque universalmente applicabile, no? Perché questo fondamento, diciamo, dell'utilitarismo non viene più riconosciuto come un'etica, ma come l'unico possibile fondamento dell'agire economico, che produce risultati ottimi. E a questo punto la triade su cui era stata fondata la civiltà occidentale, libertà, uguaglianza, fraternità, che tra l'altro ho avuto modo di approfondire insieme al tema del razionalismo di cui tanto ha parlato Ricciardi in un altro mio lavoro per il Mulino, un libretto intitolato Occidente, questa triade che non è mai stata in equilibrio, ma che comunque cercava di mantenere
la persona appunto ha più dimensioni e non ad una unica dimensione, quella assolutamente individualistica, non si è persa. In primo luogo è diventata una diade, libertà e uguaglianza, con i grandi movimenti lavoristici dell'Ottocento, no? E poi è diventata una monade in tempi più recenti, dove c'è soltanto la libertà dell'individuo connessa con tutta quella tendenza al dirittismo di cui parlano in tanti, no? Per cui qualunque preferenza individuale deve assurgere a diritto, perché l'individuo è al di sopra di qualunque altra cosa e quindi non interessa niente se non la sua singola affermazione. Allora è su questo humus che si è sviluppato quel singolarismo denunciato da altri contributori a questo volume di Paradoxa, particolarmente dalla Francesca Rigotti e da Luca Nogler, che ha versanti psicologici, filosofici, politici, educativi, che vanno al di là dell'economia e che loro hanno in qualche maniera toccato, ma che rappresentano appunto bene questa idea dell'individualismo esasperato, appunto, che arriva al singolarismo. Devo dirvi che in California appunto è nata anche la University of Singularity, no? Che è quella università che tende appunto a affermare questo punto di vista. Ora, quello che non si mette in evidenza spesso, che non viene mai detto, che la libertà priva degli altri due pilastri dell'uguaglianza e della fraternità o solidarietà, produce mostri. Altri potranno declinare questi mostri in campi diversi. Per quanto mi riguarda, io l'ho declinato nel saggio, ma insieme in tanti anni ai miei lavori sul piano economico, che sono sotto gli occhi di tutti: diseguaglianze crescenti, concentrazione delle imprese e creazione di semi-monopoli. Stiamo rendendoci conto adesso che bisogna reagire di fronte a questo trend, a questa tendenza. Disastri ambientali, c'è tutta una letteratura che parla di sindemia, per esempio. Lancet ha detto: attenzione, perché questa pandemia non è scollegata con i disastri ambientali, eccetera, ma anzi è fortemente collegata. Non è scollegata con l'andamento dell'economia, perché invece lo è tutta la diciamo, globalizzazione che ha fatto sì che la pandemia si diventasse davvero una pandemia e non un'epidemia, come poteva in effetti essere. Ma il dispregio dei poveri, ma le tecnologie che pretendono di imporre il loro diktat all'umanità, rubando lavoro e anche rubando persino l'identità delle persone. Allora, quello che non si denuncia mai chiaramente è che l'utilitarismo e il singolarismo sono escludenti. Le imprese dominanti tendono a togliere di mezzo tutte le altre, la cutthroat competition. I super ricchi, non importa nulla del resto del mondo, poi ogni tanto magari vanno anche un po' di filantropia giusto per window dressing. I meglio dotati vanno avanti e gli altri con buona pace. E tutti questi sono abilitati a sfruttare il mondo a loro esclusivo vantaggio. E sono in troppi che nemmeno se ne accorgono, fino ad arrivare addirittura a altri tipi di schiavitù rispetto a quelli che che conoscevamo una volta. Quando parliamo di Cina, che ha un'economia del controllo, no? È una forma di schiavitù o no? Lo diciamo chiaramente oppure no? Paludiamo con qualche velo, no? Per non disturbare il guidatore, visto che la Cina è diventata così importante. Allora, questo va avanti senza che ci sia effettivamente voci forti da parte degli intellettuali che denuncino questo. È chiaro, e qui arrivo alla parte finale, quella della pandemia, che durante la pandemia c'è stata la necessità di porre qualche limite a questa deriva
singolarista, utilitarista dell'economia e non solo dell'economia, anche per i movimenti di rivolta populisti che si sono profilati, perché poi la gente perde fiducia di avere un futuro, e ci sono quelli, come dice Deaton, death for despair, no? Cioè che si lasciano morire nelle più svariate forme, e quegli altri che provano a protestare e a dare il voto magari a Trump, magari alla Le Pen, non importa chi, che promette di cambiare questa situazione. Ma in realtà, se noi non lavoriamo per cambiare il fondamento esclusivamente utilitaristico e singolarista della nostra società, i rimedi saranno solo temporanei. Infatti, vedete quale difficoltà enorme si sta facendo per dire i brevetti vanno sospesi. No? Sospesi, non mica tolti di mezzo, per l'amor del cielo, quello non ci pensiamo proprio, no? E è lasciato al singolo, per esempio, quello che ha inventato Salk, mi pare che si chiamasse, il vaccino antipolio, quando gli hanno detto allora lo vuoi brevettare, lui disse non ci penso proprio, no, di brevettarlo, ma era stata una decisione sua. No, e quindi così, per generosità sua personale, ma il sistema invece noi vediamo che reagisce molto negativamente a fronte di parlare di governo dei beni comuni. Per l'amor del cielo, i beni comuni, no? Si dice subito che quei beni comuni non si vanno da nessuna parte, le tragedy of commons, eccetera, meglio lasciare tutto nelle mani dei privati, e poi se sono dei privati molto ricchi va bene così. No? E veramente, se noi non pensiamo a ritornare a una triade, non faremo mai nessuna transizione, ci metteremo qualche pezza, cercheremo di non disturbare più di tanto la situazione, superarla. Il keynesismo, ho avuto una discussione recentemente con altri che dicevano finalmente ci siamo liberati del neoliberismo, e perché adesso siamo diventati keynesiani. Ma bisogna ricordarsi che Keynes è sempre comunque un economista basato, anche se con molta libertà sua personale, perché era un uomo geniale, no? Ma basato comunque su quella concezione, diciamo, di base utilitaristica del sistema economico. Semplicemente lui diceva, se i privati, non per qualche motivo, in un certo periodo storico sono disamorati, allora intervenga lo Stato a ravvivare un po' l'economia, sperando e anzi assumendo che poi i privati tornino come prima. Quindi non è che il keynesismo sia una transizione, no, rispetto all'economia. No. È chiaro che, e con questo finisco, una transizione come quella che ho proposto nel mio saggio, insomma su cui scrivo sempre, verso un'economia più civile, no? Non può implicare esclusivamente l'economia, ma deve implicare anche un'adesione a principi non esclusivamente utilitaristici e individualistici nel senso singolarista del termine, da parte dell'intera società. Quindi ha ragione Orsina di dire che non è mica una cosa facile, ecco, che, assolutamente. Però ricordiamoci anche che ci sono stati periodi storici in cui il mondo è andato a finire piuttosto male, vero? E quindi se qualcuno di noi è interessato a dare un futuro ai figli e ai nipoti, una riflessione di questo genere, cioè tornare alla triade, no? Tornare alla triade, libertà, eguaglianza e fraternità, forse sarebbe un movimento importante da pubblicizzare. Poi vedremo, insomma, se troverà appoggio, oppure, o se invece no, pazienza, perché se no il mondo avrà poi quello che si merita, ovviamente. Grazie professoressa Zamagni, anche insomma per la passione con la quale è entrata nell'argomento. Io direi che adesso do subito la parola a Paolo Pombeni,
e che ringrazio di essere qua. Insomma, Paolo Pombeni allo stesso modo non ha bisogno di presentazioni, docente per lunghissimo tempo nell'Ateneo bolognese, professore emerito di Univo, tantissime pubblicazioni, in questo caso curatore di questo volume, è pronto ad intervenire su tutte le questioni che sono state affrontate, che sono davvero tantissime. E grazie Paolo, a te la parola. Grazie. Dunque, sono state dette molte, molte cose, adesso io interverrò su... Si è disattivato l'audio. L'ho riattivato. Okay. Si sente adesso? Allora, dicevo, intanto ringrazio per la considerazione di questa fatica che non è mia, insomma, e di tutti quelli che hanno collaborato a questa avventura. Sicuramente non è un discorso sulla pandemia, anche perché quando è stato pensato era molto tempo fa, come voi sapete la gestazione dei numeri è un po' lunga e quel che si sapeva della pandemia allora non è quello che noi sappiamo, quello che noi sappiamo adesso. Certamente io, insomma, ho invitato i collaboratori che hanno accettato a riflettere proprio su questo problema della transizione, del cambio di evo. Su questo devo dire due cose, no? Allora, il cambio di evo non è tanto il problema come lo pone Coselle, che diciamo dell'età contemporanea, è una cosa un po' più lunga, il problema della modernità, cioè questi evi lunghi, no? come è stato l'evo antico, appunto, poi l'evo medio, l'evo di mezzo, poi l'evo moderno, adesso forse sta nascendo qualcosa di nuovo. Allora, non c'è dubbio che questa nascita è una nascita che avviene lasciando in piedi un sacco di cose dell'età precedente, anzi nasce dall'evoluzione di questo. Allora io lì ho, per far vedere insomma che non è che io sto scoprendo l'acqua calda, l'hanno scoperta prima di me, cito sempre questo importante saggio di Huizinga, non a caso scritto subito dopo la Prima Guerra Mondiale, si chiama L'autunno del Medioevo, proprio per spiegare che non esiste un passaggio storico, nel senso che un giorno finisce un'epoca e il giorno dopo ne comincia un'altra, no? E lui ha usato questa metafora delle stagioni, no? Le stagioni sono le famose mezze stagioni, anche che adesso si dice che non esistono più, no? L'autunno è un qualcosa in cui continua l'estate e comincia l'inverno, no? Ma non è una cosa in cui appunto l'estate è sparita o l'inverno non è ancora arrivato, è una cosa in mezzo e indubbiamente la fase che noi stiamo vivendo è questa, è un qualche cosa in cui continua con grande forza l'epoca che pensiamo per tanti versi stia finendo e intravediamo che arriverà la fine di quest'epoca, che non vuol dire la cancellazione del mondo di prima, no? Allora, chi fa storia oggi, diciamo, la storia non è proprio una scienza, diciamo, in grande spolvero, molto considerata, ma chi fa storia sa bene che nulla si crea e nulla si distrugge, no? Ovviamente, quando si passa dall'evo antico all'evo medio, al medioevo, è che a questo punto quello che è stato fatto nell'evo antico è scomparso, no? Tommaso d'Aquino, ecco, per fare un esempio famoso, è un uomo del Medioevo, è un uomo che riscopre Aristotele, che è sicuramente un uomo dell'evo classico, no? E adesso dico questa cosa banale, ma alle volte bisogna dire anche le cose banali per farsi capire, così anche oggi. Noi siamo in mezzo a questo grande passaggio. La pandemia che cosa ha fatto? Ci ha reso più coscienti di questo passaggio, perché ci ha reso meno fiduciosi, diciamo, nella nostra superbia razionalistica, perché in fondo ci ha dimostrato, appunto, come le cose che sono state ricordate da tutti,
no? Che questa superbia razionalistica non è in grado di spiegare quello che è successo. Noi non lo sappiamo ancora, Noi non sappiamo ancora come andrà a finire, che cosa sarà, cosa è veramente successo, quali conseguenze porterà, però ci ha fatto capire che alcuni paradigmi, alcuni parametri sono andati modificandosi. Guardate, giustamente alcuni di voi hanno ricordato questo piccolo passaggio che io dedico alla religione. Secondo me è una cosa molto interessante, no? A fronte della pandemia mai c'è stato un Papa così empatico come il Papa attuale, mai c'è stato un momento come quello attuale in cui la pandemia non ha risvegliato uno spirito religioso generale. Ho visto adesso con piacere nei giorni scorsi che Franco Garelli, che è uno dei più famosi sociologi della religione, che quindi ha una voce più pesante e più autorevole della mia, lo ha messo in luce, no? Io alle volte quando insegnavo ricordavo che agli studenti, per dire cosa significa questa cosa, la Francia nel 1917, cioè la potenza più laica, più anticlericale, eccetera, eccetera, era corsa a decidere che si doveva consacrare la Francia al cuore di Gesù. Perché? Perché la guerra aveva fatto rinascere questa roba qui. Dopo se ne sono dimenticati, vi dicendo, insomma, oggi questa cosa non è esistita, anzi ho visto su una piccola rivista trentina uno che si lamentava perché c'era ancora qualcuno che pregava Dio di liberarci da questo flagello. Non si deve fare questa cosa, no? Però se non fai questa cosa qui, la religione, diciamo così, comincia ad avere qualche problema. Questo è un aspetto di questa transizione. Come un altro aspetto è indubbiamente la fine dell'ordine internazionale. No. Noi stiamo vivendo in questi giorni con l'ennesima crisi israelo-palestinese, in cui in questo momento ci sono alcune forze, l'Iran, che non sono, come possiamo dire, forze così centrali, che si permettono di sostenere uno stravolgimento o il tentativo di uno stravolgimento di un equilibrio che si andava faticosamente costruendo, e non c'è nessuno che è in grado di sanzionare questa forza. Noi abbiamo costruito un mondo che indubbiamente ha un problema di razionalità, perché noi non possiamo fare a meno della razionalità, no? E nello stesso tempo questa razionalità è una razionalità complessa, non è una razionalità banale, no? Giustamente l'opinione pubblica è molto colpita da questo problema dei virologi e assimilati che, come dire, invadono tutte le televisioni, tutte le cose a cui si chiede. Naturalmente tutti sappiamo, quelli che si occupano di queste cose, che quelli che invitano i virologi non è che li invitano per sapere veramente che cosa si può fare o non si può fare di fronte alla pandemia. Li invitano come in una commedia dell'arte. Invitano quello che fa il truce, quello che fa l'aperturista, quello che fa la via di mezzo, e poi possibilmente uno che deve essere anche una donna, e poi un altro che è un uomo, e via dicendo. È una grande commedia dell'arte. Però la cosa che invece mi colpisce molto, è che non c'è nessuna organizzazione della scienza che per difendersi dica un momento. Ma noi abbiamo il congresso dei virologi italiani. Il congresso dei virologi italiani si troverà e vi dirà qualche cosa. Questo viene considerato improponibile, no? Eppure la scienza, in realtà, anche sbagliando, naturalmente, è andata avanti per secoli così. Cioè, c'era un congresso che diceva questa è la verità scientifica. No, poi noi sappiamo, e per questo siamo cauti, che in alcuni casi questa verità scientifica non era tale, però è indubbiamente così. E così abbiamo il problema altrettanto importante, quello che ha sollevato Vera Zamagni, che è questo problema del ritorno al problema della solidarietà.
che non è un problema di buoni sentimenti, è un problema di salvare la coesione sociale, perché senza coesione sociale le società si autodistruggono. C'è il problema di essere buoni, no? Speriamoci sia anche questo, magari in alcuni non è disprezzabile, ma il problema fondamentale non è quello. Il problema fondamentale è, senza la solidarietà reciproca le società non stanno in piedi, ma questa società reciproca suppone una disponibilità alla limitazione reciproca delle libertà. Guardate, io sono molto colpito da una cosa, no? C'è, come sapete, un grande dibattito sul fatto che le misure prese a difesa della salute impediscono il legittimo guadagno di altri. Molto bene. Cioè, sono vere entrambe queste cose, ma non c'è un discorso solidaristico dicendo: ma quelli che non sono toccati da questo discorso di, diciamo così, limitazione del proprio reddito, diano qualcosa per quelli che, ai quali chiediamo questo sacrificio per tutelare la nostra salute e la loro salute. No, questo non c'è, perché noi cosa facciamo? Diciamo: ci pensi lo Stato, come se lo Stato avesse la macchina per produrre questi quattrini, per produrre queste cose, non fosse una cosa che poi alla fine ricadrà su tutti noi. Allora, io sono il più ignorante del mondo in termini di economia, però fin lì ci arrivo anch'io, no? Cioè, un domani questo discorso ci toccherà a tutti. Ed è un discorso di verità, no? Giustamente veniva ricordato Keynes, no? Io ogni tanto mi divertivo a dire questa cosa, no? I dossettiani pensavano che Keynes fosse un socialista, no? Sia pure un laburista britannico, no? Ovviamente voi sapete che esiste un famosissimo saggio di Keynes che si intitola Why am I liberal? Perché io sono un liberale, no? E Keynes era convinto, giustamente, di essere un liberale. Purtroppo in Italia quel tipo di liberalismo non ha mai avuto corso, perché noi, per una serie di ragioni storiche, adesso Giovanni Orsina potrebbe spiegarvelo molto meglio di me, il liberalismo all'anglosassone, il new liberalism, non l'abbiamo mai avuto. Non l'abbiamo mai avuto, o l'abbiamo avuto soltanto in misura molto, 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 molto limitata. Ecco, allora, forse noi dobbiamo riscoprire questa dimensione, che è la dimensione del lavoro intellettuale, che il lavoro intellettuale non è fornire risposte, è fornire piste di ricerca, perché se volete mai le risposte le forniscono i guru, i falsi profeti, quella gente lì, gli uomini di scienza, no? Sono quelli famosi che una volta erano legate a questa immagine: io so una cosa sola, di non sapere nulla, no? Che secondo me è una massima aurea che andrebbe riscolpita in tanti posti. Allora, non è che un piccolo numero di riviste cambia il mondo, ne fa niente, figuratevi. Cioè, è una cosa che si disperderà, a parte la cortesia di Michele che ci ha investito sopra una piccola presentazione, non se ne accorgerà nessuno. Però io credo a questo discorso importante, che è il discorso del rendiamoci conto che siamo in un mondo che ci si sta trasformando fra le mani, il che non vuol dire che è un mondo che sarà radicalmente diverso da quello di ieri. Vuol dire che è un mondo che risistemerà una serie di cose, riorganizzerà una serie di cose. Molto più di quanto noi non ci immaginiamo. In fondo, da questo punto di vista, questa pandemia è emblematica, no? Voi sapete che la maggior parte delle altre epidemie sono state epidemie in cui il mondo avanzato ha portato i bacilli, i virus, chiamateli come volete, nel mondo meno avanzato. Ecco, questa volta questo virus viene dalla Cina, no? Lasciamo perdere il laboratorio, no? Il complottismo, stupidaggini del genere, però viene da lì, no? E da lì si è diffuso in questo altro mondo che sembrava un mondo che si era creduto fino a ieri un mondo superiore, inattaccabile da questo,
da questi fenomeni. Beh, insomma, è un piccolo fatto emblematico, e i piccoli fatti emblematici sono quelli sui quali, come diceva giustamente Mario Ricciardi, le persone che hanno molta capacità, come Hegel, ragionano per far vedere che c'è un mondo diverso. Allora, qui non c'è nessun Hegel, ci sono soltanto dei piccoli professori di provincia, però il meccanismo è ugualmente quello. Quindi, insomma, se si può continuare a lavorare su questo e non perdere l'occasione che, anche se ne avremmo fatto volentieri a meno, questa pandemia ci ha messo addosso, beh, facciamolo, perché mi sembra una cosa interessante. Grazie davvero. Grazie Paolo. Tranquillizzo tutti, naturalmente, che non deve intervenire ancora Hegel, nel senso che adesso facciamo un altro, a parte le battute, facciamo sicuramente un altro giro rapidissimo di battute. Mi pare che ci sia forse anche una domanda, anche adesso l'andiamo a guardare. Sono davvero tantissimi gli spunti. Io proprio su questo tema della risistematizzazione del mondo del dopo aggiungo, nel giro magari che facciamo, un giro davvero magari breve, aggiungo il tema della leadership, perché mi pare che l'altro grande problema, lo hanno un po' citato tutti i nostri ospiti, Paolo in particolare ha fatto questo riferimento all'attuale nuova escalation in Medio Oriente. Io credo che ci sia un grande tema anche di leadership globale, ma non solo, diciamo dal globale fino al locale, e anche quel riferimento che faceva Paolo in relazione alla presenza, diciamo, in questi teatrini televisivi di pseudo scienziati o anche scienziati che vengono chiamati a trovare soluzione alla situazione, credo che faccia parte sempre di questa crisi, grande crisi di leadership. Oggi siamo a definirla anche di governance, però penso che da questo punto di vista stiamo vivendo anche tutto ciò. E poi quel riferimento che faceva, l'ultima considerazione che faceva Paolo all'imponderabile, al fatto che siamo stati raggiunti da una pandemia che è arrivata nel momento in cui ci sentivamo inattaccabili. Io credo, forse nel corso degli anni ci si rifletterà su questo punto, che già il XXI secolo, l'apertura del XXI secolo con l'11 settembre, aveva proprio dimostrato anche in quel caso l'imponderabile. In fondo l'attacco alle Torri Gemelle era stato, per certi aspetti, l'imponderabile, era stato l'attacco sul territorio statunitense che non era assolutamente mai stato preso in considerazione. Quindi l'irruzione dell'imponderabile è un po' una caratteristica, mi pare, di questo ventunesimo secolo. Elisa, lascio a te se c'è una domanda, se hai domande, poi facciamo davvero un rapidissimo giro di battute. Stiamo un po' sforando con i tempi, ma è anche l'ultimo pomeriggio, quindi ci lasciamo andare. Allora, c'è una domanda di Luigi Canetti, che del mio direttore. Esatto. In realtà te la lascerei introdurre a te, Marchi, e in realtà quello che volevo accennare è che hai curato anche tu una parte di un articolo, insomma, di questa volta, che è molto interessante, che riguarda, un po' accennato anche prima il professor Ricciardi, il ruolo delle riviste nella formazione del dibattito politico e della cultura politica. Prima di passare a un secondo giro di questi ospiti, era molto interessante vedere come questa crisi, questa transizione, tu l'abbia affrontata attraverso la storia di questa rivista francese, Le Débat, che a un certo punto chiude dopo 40 anni di attività e ci lascia con una sorta di domanda. È il dibattito che ha cambiato forma, quindi è necessario cambiare
lo strumento o il mezzo, o è il dibattito non è più necessario, non c'è più richiesta di dibattito, perché è un discorso che è venuto fuori da diversi contributi di questa sera, anche come la formazione dell'opinione pubblica in realtà sia controversa. Abbiamo parlato anche del ruolo degli scienziati che vengono chiamati come esperti, giustamente scientifici, ma non per chiarire aspetti per il pubblico, ma più una sorta di gioco di ruoli all'interno dello show televisivo della comunicazione. Sì, assolutamente, grazie insomma di aver fatto riferimento. Adesso, se siete d'accordo, io leggo la domanda del direttore del mio dipartimento, Luigi Canetti, e faccio davvero una battuta in relazione a quello che diceva Elisa, e poi dopo facciamo davvero un giro di tavolo con i nostri ospiti. Allora, Elisa faceva riferimento appunto alla vicenda della rivista Rede Bacche, che viene citato, senza entrare nei dettagli, però il tratto interessante di quella rivista è che, diciamo, per certi aspetti la sua nascita arriva ad inizio anni 80, quando dice, insomma, dicono i fondatori, il dialogo, la situazione nel contesto francese era piuttosto, si era giunti ad un punto di riconoscimento, le estreme non si contrapponevano e allora si poteva dibattere. Loro dicono arriviamo alla chiusura nel momento in cui in realtà c'è incomunicabilità, non si dibatte più, ciascuno interviene con il proprio punto di vista e fondamentalmente non c'è più spazio per il confronto. Quindi la grande, e tra l'altro il paradosso è in un momento nel quale poi la tecnologia, la rete sembra darci tutte le possibilità di dibattito esistenti, cioè in fondo la replica attraverso un tweet piuttosto che l'intervento nei commenti di una chat di Facebook dovrebbe paradossalmente dare a tutti lo spazio per dibattere. Invece in realtà in questi interventi non c'è nessun tipo di dibattito, c'è assolutamente il portare avanti il proprio punto di vista in maniera frontale, andandosi addirittura anche a scontrare fino a, diciamo, ritenere colui col quale si dovrebbe discutere invece un vero e proprio nemico. Ecco, quindi il paradosso della maggiore possibilità di intervenire, di dibattere, ma alla fine l'eclissarsi del reale dibattito. Ecco, questo è un po' il nucleo di quello, e penso che sia un'altra delle facce di questa transizione nella quale stiamo vivendo. La domanda di Luigi Canetti è: se in passato, dice Canetti, le religioni si sono affermate e consolidate anche grazie alle pandemie, oggi sappiamo che il cristianesimo nel mondo antico ha accreditato la propria superiorità sui culti civici proprio in quanto inedita e superiore agenzia terapeutica, la pandemia attuale ha evidenziato che l'unica religione superstite del mondo occidentalizzato è lo scientismo medico, con la sua dogmatica, le sue retoriche, i suoi riti, cui la politica si inchina ogni giorno. La religione del capitalismo, Benjamin, ha dunque passato il testimone alla biopolitica, dice lui, cita tra l'altro Foucault e Agamben. Ecco, insomma, direi che la domanda è molto interessante, probabilmente un rapido giro di tavolo difficilmente riuscirà a rispondere, però io lascio la parola con ordine. Possiamo partire da, se siete d'accordo, dalla professoressa Zamagni, che aveva concluso, e poi arriviamo a Pombeni, che lasciamo sempre in coda. Grazie. Non si è acceso il microfono. Ecco. Okay. Me lo avevate spento, d'accordo. Allora, dicevo, due battute su due temi che hai proposto che sono veramente molto importanti. Il dibattito è stato ammazzato dal singolarismo, naturalmente. Per forza c'è incomunicabilità, perché se ciascuno è quello che è e non può essere, come dire, relazionato con nessun altro,
E allora è come andare al supermercato, ci sono tanti yogurt, a me piace quello, a te piace quell'altro, finisce. No? Ma non discutiamo su questo, perché ciascuno ha le sue preferenze. Tutto è stato abbassato a preferenze. La verità per l'amor del cielo, quindi relativismo completo, l'universalismo per l'amor del cielo, quindi un valore che va bene per me, per lui non va bene, e siamo pari, no? Siamo sullo stesso livello. Per cui, cioè, è inutile guardare agli effetti, è importante guardare anche alle cause di questo. Quindi la prima battuta è questo. Con il singolarismo finisce qualunque discussione. Tutto è depotenziato a livello di preferenze. La mia preferenza è uguale alla tua, punto. È finito. È chiaro che non si può governare una società in questo modo. Non si può governare una società in questo modo. E la seconda osservazione che volevo fare invece sulla leadership. Sono due temi che hai offerto, Michele, veramente fondamentali. Mi spiace che non rispondo invece alla richiesta del nostro direttore, ma perché non ho il tempo per farlo. Preferisco appuntarmi su questi due temi, la leadership. Ma che cosa succede? Che in un mondo in cui tutti quanti vogliono acquisire danaro, no? Anche se danaro magari poi infilato dentro a certi capitali, eccetera, ma comunque quello è l'obiettivo, è chiaro che tutti quelli che hanno dei talenti finiscono lì dove si può acquisire più danaro. Se non si dà un valore allo spendersi per il bene comune, per esempio, per le attività pubbliche, eccetera, ma l'unico valore è acquisire denaro, anzi, quelli che poi sono costretti, perché non sono abbastanza bravi, a seguire delle carriere di tipo politico di vario genere, si comportano nello stesso modo quando sono in quelle posizioni, cioè cercano di acquisire denaro in quelle posizioni invece di fare qualche cos'altro. Quindi, diciamo, un'economia che concentra il potere e promette tanti risultati economici alle persone, attira i migliori e il resto viene lasciato a quelli che o sono degli idealisti e rifiutano questa mentalità del denaro, o invece appunto hanno troppo pochi talenti per poter sfondare in quel campo e allora sì, si contentano. Chiaro che ci sono delle eccezioni, è evidente che ci sono delle eccezioni, però la tendenza generale è questa, e la caduta pesante della politica è, a mio modo di vedere, determinata proprio da questo. I migliori talenti non ci vanno, e quando ahimè qualcuno ci va, si comporta come si sarebbe comportato se fosse riuscito ad entrare nel mondo economico. Grazie. Mario Ricciardi e poi Giovanni Orsini. Deve attivare il microfono. Sì, perché ce lo disattivano, giustamente. Scusate, forse farei un'osservazione sulla domanda che ci è stata posta dal collega, dal direttore del tuo dipartimento. Io non lo so, non lo metto. Diciamo, non sono particolarmente in sintonia con le opinioni di Agamben. Credo che il discorso sia un po' più sfumato e che in un certo senso proprio l'analisi politica ci aiuti. La scienza non è semplicemente una disciplina intellettuale che lo scienziato persegue, diciamo, e coltiva nel suo laboratorio o in cima a una torre, no? dove guarda le stelle. Nella società moderna la scienza è anche un fenomeno sociale molto importante che viene in larga parte portato avanti all'interno di istituzioni che sono, diciamo, prevalentemente istituzioni pubbliche in molti paesi, che ha inevitabilmente un rapporto non facile
con la politica. Non è certo la verità di una teoria scientifica da sola conduce questa teoria ad affermarsi, diciamo, né nella cultura pubblica e nemmeno poi nelle ricadute politiche, quando parliamo per esempio di teorie economiche, questo è indubbiamente vero. Quindi per gli scienziati è molto importante trovare una forma di legittimazione del loro sapere. Secondo me un modo di leggere molte delle polemiche, a volte anche un po' come dire, non proprio commendevoli, cui abbiamo assistito in questi mesi nel corso della pandemia, si lega a questo punto, cioè a una professione, una corporazione che sente di non avere una legittimazione molto forte per varie ragioni che si potrebbero investigare, che sono state già in parte studiate da chi si occupa di sociologia della conoscenza, chi studia i sistemi, la storia dei sistemi universitari e così via, e che in un certo senso avverte il bisogno di parlare in prima persona, con una tendenza che in realtà è tipica delle nostre società. Noi l'abbiamo visto già fare ai ceti professionali in passato, cioè settori della società che avevano, diciamo, un rapporto tutto sommato chiaro con la politica, che poteva essere di scambio, di sovrapposizione, di cooperazione, eccetera, adesso cominciano sempre più a cercare, innanzitutto si sfaldano, quindi si muovono non più con la coesione di una volta, cercano forme diverse di rappresentanza e sono alla ricerca di forme di legittimazione che in un certo senso aspirano ad essere politiche. Tutto questo non credo che abbia fatto bene alla scienza e all'immagine pubblica della scienza. Devo anche dire che non c'è una soluzione facile per questo problema. Io sono molto d'accordo con molte delle cose che dice Vera Zamagni e richiamo questo che secondo me è uno dei tanti elementi di tensione nella nostra società, cioè da un lato noi abbiamo la cultura pubblica che alimenta, come dire, una visione molto forte della sovranità dell'individuo e che sostanzialmente in alcuni casi finisce a tutti gli effetti per identificare l'individuo come un consumatore, cioè il cittadino è semplicemente un consumatore che sceglie diverse proposte su un mercato politico. Allora, di qui al cittadino che si sceglie la scienza che preferisce, il passaggio è veramente molto breve, no? Cioè io devo dire, in questi mesi assistevo con un certo sconcerto alle reazioni un po' sopra le righe anche di alcuni colleghi di Vera Zamagni, che improvvisamente facevano delle violente intemerate contro appunto l'antiscienza e così via, quando in fondo sono le stesse persone che fino al giorno prima esaltavano questo individuo che sceglie, no? E quindi non so, pensate all'educazione, no? Tutta questa enfasi sulla sovranità del consumatore nel settore dell'educazione, che quindi basterebbe, no, creiamo un mercato e se non possiamo fare un mercato facciamo mimare il mercato alla legge, che a un certo punto erode il principio di fondo dell'educazione nel senso classico, no? Per cui in linea di principio, se tu sei uno che deve essere educato, in partenza non sei in condizione di giudicare il contenuto dell'educazione. Ora, questo è un po' brutto da dire, mi rendo conto che è impopolare e mi esporrebbe immediatamente a un processo su Facebook, però per fortuna io non sono su Facebook, quindi esatto. Posso ignorare questo problema. Però questo è, come dire, un problema molto serio, e lo dico da liberale, nel senso che io non sono ostile a una certa lettura dell'individualismo liberale. Sono ostile a una versione radicale dell'individualismo liberale
che agisce come un acido che erode tutti i legami sociali. E noi adesso stiamo assistendo all'erosione molto, molto forte di legami che presiedevano nella società occidentale alla legittimazione dei saperi, che per fortuna non passava attraverso il plebiscito elettorale o il successo sul mercato, che appunto, insomma, se noi stabilissimo cosa è vero sulla base del successo con i consumatori, finisce male. Infatti può darsi che finirà male. Giovanni Orsina, grazie Maresciallo. Finirà male? Beh, io sono notoriamente un pessimista, quindi non mi chiedete questa risposta perché avrete non chiedete questa domanda perché avrete una risposta che non vi piacerebbe. No, ma io sono molto molto d'accordo sia con quello che ha detto Vera Zamagni sia con quello che ha detto Mario Ricciardi. Insomma, lì il problema del dibattito. Ma il dibattito si fa se c'è un punto di caduta, se c'è una possibilità di arrivare a una convergenza, se c'è un criterio esterno che in qualche modo poi è in grado di arbitrare rispetto ai due dibattenti. Se si scontrano due soggettività integrali, che dibattito ci può mai essere lì? Insomma, lì abbiamo due posizioni, io dico una cosa, tu ne dici un'altra, ma non abbiamo nessun tipo di criterio. Ovviamente abbiamo sperato a lungo che la razionalità, abbiamo sovraccaricato la razionalità, sperando che fosse quella che ci poteva portare a un punto di caduta, ma io ricordo sempre un passaggio bellissimo della Montagna Incantata, nel quale Thomas Mann fa dire a Nafta che la razionalità è sempre ex post, è sempre quod erat demonstrandum, ma prima c'è un qualcosa che uno deve dimostrare, e quella è un postulato, è una scelta di valore. Allora, o noi ricostruiamo un modo per discutere dei valori e quindi troviamo un modo, appunto una ragionevolezza, una razionalità aristotelica per la quale possiamo discutere dei valori. Cos'è la buona vita? Possiamo parlare della buona vita? Cosa vuol dire una buona vita? Perché se la buona vita non si può dire cos'è una buona vita, perché ciascuno ha il diritto di costruirsi la vita che vuole, il dibattito sulla buona vita è scomparso, è finito. E allora vengo alla domanda di Canetti, ma che cos'è che rimane? Io su questo sono sempre molto, molto debitore di Augusto Del Noce. Rimane la vitalità, cioè alla fine l'elemento che rimane al di sotto di tutto quanto questo è l'accrescimento della vitalità, e quindi il mercato, perché il mercato è accrescimento della vitalità nel senso di fornisce mezzi, fornisce ricchezza, fornisce possibilità materiali, e la medicina, perché anche quella naturalmente è tutela della base della vitalità, che è la salute, che è la capacità appunto di... E quindi gli unici criteri oggettivi che restano, siccome della buona vita non possiamo discutere, possiamo però dire banalmente che è meglio, appunto faccio catalano per chi ha l'età di ricordarsi quelle della notte, insomma, che è meglio essere in buona salute che essere in cattiva salute, è meglio essere ricchi che essere poveri. Sul fatto che sia meglio essere in buona salute e ricchi rispetto a essere in cattiva salute e poveri possiamo più o meno concordare tutti, e quindi quell'elemento lì, l'accrescimento e la tutela della vitalità, sono l'elemento oggettivo che noi ci troviamo. Quando dicevo prima che alla fine il neoliberalismo vince per delle ragioni, perché il mercato ci dà dei criteri oggettivi, bene o male, insomma, il guadagno, i prezzi sono dei criteri quantitativi e oggettivi. In un mondo nel quale tutti quanti gli altri criteri si sono sciolti, quello diventa l'unico criterio esistente e riempie tutti gli spazi, non perché sia cattivo lui, perché lui ha un senso, ma ha un senso dentro i suoi limiti. Il problema è che esorbita da quei limiti, ma esorbita da quei limiti non appunto perché è perfido, ma perché da fuori di quei limiti non ci sono dei contropoteri che riescono a tenerlo dentro i suoi limiti. Tu sei il mercato, nel mercato vale il soldo, ma fuori del mercato no. Ma se fuori dal mercato non ci sono più criteri, allora è chiaro che il soldo si espande e entra anche nel mercato. È chiaro che qui, insomma, è una caricatura del liberalismo. Il liberalismo è tutt'altra cosa. Insomma, il liberalismo, il tema della buona vita, il liberalismo ce l'ha
e come, solo che la buona vita tu devi avere la libertà di sceglierti la tua buona vita discutendone con gli altri e crescendo insieme agli altri rispetto a che cosa sia la buona vita. Ma insomma, il liberalismo non è fai quello che ti pare, e realizza il tuo progetto di buona vita, che è molto diverso dal dire fai, cioè, se vogliamo, da un punto di vista etico, il prezzo sale molto, non si abbassa, è tutt'altra cosa. Un'ultima battuta soltanto per dire che, e tutto quanto questo secondo me è aggravato da un altro elemento che insomma è entrato e uscito dalle nostre conversazioni, che è il perfezionismo, che è un altro elemento caratteristico della modernità, che ovviamente è aggravato dalla perché da un lato abbiamo la perdita dei criteri, dall'altro però abbiamo anche un'aspirazione alla la perdita del limite, diceva Paolo nella sua introduzione, che è un altro elemento che è un po' tutto quanto il discorso che faceva anche Vera Zamagni, no? Quando dice ma noi non era la libertà, era una triade, cioè la liberal democrazia è un grande esercizio di equilibrio fra valori contrapposti, nessuno dei quali può essere massimizzato, proprio perché sono contrapposti. Bisogna trovare un equilibrio per il quale possano interagire gli uni con gli altri. Noi adesso siamo arrivati in un mondo che ne massimizza selettivamente uno ogni momento. Allora esce Greta, l'unico problema è il clima, perché è un problema serissimo, ma non è che tu puoi tutelare il clima e dimenticare i diritti sociali. Poi dopo finisce quello, parte il MeToo, l'unico problema è la questione femminile, che anch'essa è importantissima, ma il clima che fine ha fatto? E quando c'è un conflitto fra i due, che cosa facciamo? Allora, la liberal democrazia è non appunto questa isterica, come dire, radicalizzazione selettiva dei valori uno dopo l'altro, ogni mese ce n'è uno nuovo, è invece che nel tempo tu trovi un contemperamento fra tutti questi. Se no, appunto, soprattutto in assenza di criteri, se mettiamo insieme le due cose, è chiaro che la soluzione è esplosiva, da cui il mio pessimismo di qui sopra, ma mi taccio. Grazie Giovanni. Paolo, se hai una battuta conclusiva, credo che insomma... Prego. Sì, proprio una battuta. Cioè io credo che noi dobbiamo riscoprire una cosa fondamentale, che è il fatto che ciò che diciamo determina l'essere sociale dell'uomo è la relazionalità, cioè il fatto che non esiste nessuno che possa salvarsi da solo, curarsi da solo, fare qualsiasi cosa da solo, e che quindi tutti i valori sono valori che si discutono sulla base del rapporto con altri valori, perché è ovvio che non si può, cioè non puoi tutelare la salute in astratto, perché è ovvio, se noi prendiamo tutte le persone, le mettiamo su un'isola COVID free e ci mettiamo intorno delle mura, qui non si ammaleranno, ma non è possibile, perché quegli uomini morirebbero per assenza di razionalità. Faccio un esempio limite e stupido. Ed è così dappertutto, cioè noi abbiamo perso la categoria della relazionalità, cioè tutte le cose funzionano se vengono viste in un sistema globale complessivo, no? Ora, la religione che cosa è stata, per venire alla domanda di Canetti, nel momento forte? È stata, in tutte le religioni, sono state religioni di relazionalità, cioè vi metto tutti assieme, nessuno salva da solo, dovete considerare che siete tanti ma un corpo solo, questa idea del corpo mistico, no? Ecco, questa idea noi l'abbiamo distrutta perché, come dice la pubblicità di Del Bebbio del suo talk show, tutte le ragioni, tutte le opinioni, ma non ha senso, cioè tutte le ragioni, tutte le opinioni significa nulla, cioè significa semplicemente mettiamo in scena, cioè diamo a ciascuno la soddisfazione di fare il proprio mini show. Dopodiché tutto resta come prima, nessun problema si risolve. Allora, riscoprire questo che in fondo chiamatela la politica, chiamatela la religione, chiamatela la solidarietà, chiamatela come volete,
è il problema di come si tiene insieme una società che, a me piace molto questa immagine di Max Weber, una comunità di destini. Ecco, questa idea della comunità di destini andrebbe, secondo me, riscoperta. Poi non so se ci sarà modo di arrivarci durante questa transizione o dopo, perché poi la storia, facendo fallire tutta una serie di cose, purtroppo poi pensa in maniera, come dire, piuttosto violenta di rimettere insieme gli equilibri. Ecco, io invece sarei di quelli che, come dire, amerebbero che gli equilibri si rimettessero insieme senza bisogno della violenza. Grazie, grazie davvero. Insomma, mi permetto di dire, Elisa, e davvero poi chiudiamo, che il tentativo di universalmente di questi piccoli, insomma, pomeriggi mediterranei era proprio quello di andare nella direzione di portare un po' di queste riflessioni fuori dalle aule universitarie. E devo dire che questo richiamo alla ragionevolezza mi fa anche pensare che forse la prossima serie potrebbe chiamarsi invece che universalmente, ragionevolmente. A parte le battute, Elisa, a te la conclusione. Io ringrazio davvero tutti, ringrazio Fondazione Flaminia, ringrazio il Dipartimento di Beni Culturali, tutti gli ospiti che abbiamo avuto nei passati pomeriggi. Elisa, a te la parola per chiudere. Io ringrazio i nostri ospiti di questa sera per aver ci regalato quest'ora e mezza, quasi 2 ore di approfondimento. Con questa sera chiudiamo la prima edizione di questo festival universalmente, un format che abbiamo pensato insieme al Dipartimento di Beni Culturali e al professore Marchi per dare uno spazio di approfondimento sia all'università che alla città e a chiunque abbia voluto dedicare il suo tempo a momenti per conoscere, approfondire l'attualità attraverso il sapere che popola l'università. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi questa sera. Elisa, mi permetto di dire che in chat chiedono a gran voce registrazioni di questi pomeriggi e fanno complimenti e a tutti gli ospiti. Quindi, insomma, Stiamo studiando un progetto per divulgare i contributi che abbiamo raccolto in questa edizione del festival, quindi ci sarà sicuramente ci saranno delle novità e ci sarà sicuramente una seconda edizione che stiamo già progettando e già studiando. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio il pubblico che è rimasto con noi fino a questa sera. Grazie ancora e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti, buona serata. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.